Là c'è il castello di Bardi, uno dei più infestati di fantasmi d'Europa. E qua c'è la via Francigena. C'è la via che collegava la Francia con Roma e poi da Roma si andava o a Brindisi o a Otranto per imbarcarsi alle crociate. Castello Arquato fino a qui non si trova nessun altro castello, significa che era tutto boschi incontaminati. Castello dei Bardi, fin dal IX secolo, fin dei tempi di Carlo Magno, delle diatribe tra Franchi e Longobardi, si ergeva questo splendido maniero. Là dove il fiume Navaglio e Cesa si incontrano. Qui sopra Parupe sorge il magnifico castello dei Bardi, cioè dei Longobardi, e quindi precedente al IX secolo d.C. Le strade del borgo di Bardi sono strettissime, saranno appena un metro, che poi portano tutte al maniero imponente. Anche qua il castello di Bardi, uno dei migliori castelli che abbiamo in tutta Europa. E niente, Green Pass quasi sempre chiuso, tranne magari massimo 2 o 4 giorni a settimana. Ti devi fare il vaccino, ma allora è aperto. Volendo, ti puoi fare il giro intorno alle mura e guardare la sala d'armi, che sono tutti luoghi aperti. E invece, chiuso, tutto chiuso, tutto chiuso. Voi della finta pandemia, col complice Franceschini, ministro della cultura, state distruggendo la cultura, distruggendo la nostra arte, distruggendo la nostra storia. Siete proprio satanisti.